L'assessore Umberto Peluso cortesemente può arrivare qui in postazione microfonica.
L'accendino. Birra ne abbiamo? Un saluto dell'assessore. Coca-Cola? Dell'amministrazione. Sì, no. No, vieni, vieni. La foto di Pancerotti sta Mi informano anche, state attenti alle olive. State attenti alle olive di Pancerotti. C'è qualcuna che potrebbe avere qualche nocciolo, giusto? Attenti, Intanto complimenti a tutti gli istruttori del risultato finale, direttivo, complimenti davvero a tutti. Passo la parola all'assessore Umberto Peluso, carissimo amico. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Come amministrazione poteva parlare Francesco, perché Francesco è la testimonianza dell'importanza che qualsiasi amministrazione deve comunque dare a questa bellissima realtà. Poi senza fare i campanilisti, ma parlavo prima con Domenico e tutto, ricordavamo addirittura gente come Mario Nigro, noi siamo un po' grandicelli, ecco, qualcuno se lo ricorda. Esatto, hanno dato il via a questo tipo di avvenimento che ricordavamo dall'85, no? Quindi in fondo un po' tutti li hanno copiato e credo che oggi questa trasformazione anche in associazione, in AST, essendo uno sport, deve avere la sua componente giovanile. E poi, scusate se faccio la persona di parte, però se avete al vostro interno gente, ne dico una per tutti, come un po' che hanno curato il progetto, come Marinunzia Vacca, è una garanzia perché so il lavoro che sta facendo il servizio civile. Quindi lascio la parola all'amico, nonché siete ben rappresentati dall'amico Francesco, sempre attento ai problemi non solo del Rione Lama, ma di tutti i rioni, questo lo posso dire perché quotidianamente mi confronto. Grazie ancora. Grazie Umberto, un applauso facciamo all'assessore. Niente, vabbè, possiamo chiudere. Ha già parlato il presidente in precedenza, quindi buon appetito e grazie al DJ Antonini e Angelo D'Angelo, grazie. Grazie. Lei non può fare. Grazie. Ieri ha detto?